pomeriggio da Pieve di Cento, siamo tornati per i campionati italiani di singolo che si sono conclusi ieri e di doppio. Buon pomeriggio a tutti. Ben ritrovati da Federico Cattai e da Carlo Pascotto. Ciao a tutti, buon pomeriggio, bentornati. Adesso attendiamo l'arrivo dei due giocatori, nel frattempo vediamo anche qualche aggiornamento su quello che è successo in queste ore. Si aspetta intanto una partita bellissima, prima di oggi, lasciate le nostre pagine perché andremo avanti fino alla finale. Il nostro Maurizio Vittari che sta chiamando le coppie, vedo, intanto andiamo ad elencare quelli che sono gli altri incontri che si giocheranno tra pochissimo sulle pedane che vedete alle spalle dei protagonisti che sono già in pedana, già pronti. Per quanto riguarda i sedicesimi di finale, ora in atto. Qui al Palacavicchi abbiamo Stefano Bucci e Davide Santi contro Nicola Giovannini e Matteo Niveni. Appunto la partita che vedrete in questo momento. Poi di scena Daniele Sergi e Riccardo Castelli contro Giorgio Tamares e Guido Pettinati. Agostinis e Benetello contro Raschini e Carlo Ross. Stecconi Giovanni e Mirko Artioli contro Simone Fiori e Roberto Meneghello. E poi tanti altri incontri che pian piano verranno aggiornati sul file Dropbox che è disponibile sul sito della federazione. Intanto vedete tutti e quattro i protagonisti di questo incontro presentarsi in pedana per il riscaldamento. Ci aspetta una partita davvero interessante, tra l'altro. In pedana c'è anche, ci sono due campioni italiani, perché Bigato lo è stato in passato, ieri invece è stato proprio Michele Turetta a vincere il titolo di campione italiano individuale 2023, 37esima edizione di questo importante evento. Nel suo caso, oltre ovviamente al titolo, Federico, c'è anche un discorso di classifica italiana, perché si stanno giocando insomma le prime quattro posizioni. Michele con questa vittoria di ieri ha fatto un passo importante per conquistare la maglia. Sì, c'è da sottolineare anche il fatto che ci sarà comunque una nuova coppia di campioni italiani perché Bendoni e Chiodo sono stati eliminati poco fa ai 64esimi di finale, così come anche Claudio Dolcetti e Sergio Beretta, che sono compagni di club di Danilo Bigato e Nicky Baglietta, inquadrati in pedana ora. Dunque la classifica che è già aggiornata ai punteggi che si sono assegnati ieri. E per quanto riguarda appunto Dolcetti c'è appunto un leggero svantaggio dal punto di vista dei punti perché trovandosi praticamente alle strette e alle calcagna di per esempio Daniele Petri che in questo momento si trova al quinto posto, eventualmente lui in coppia con Marceu potrebbero scalzare Dolcetti da questa classifica. Tanto vediamo le ultime frecce di riscaldamento, però comunque avremo nel corso del pomeriggio e comunque con il proseguo dei prossimi incontri avremo modo di innanzitutto chiarire su questa questione della classifica, anche cercare di darvi aggiornamenti sugli altri incontri, perché si sta giocando chiaramente contemporaneamente il femminile, più tardi avrà avvio anche l'Under 18. Esattamente, se non sbaglio alle ore 14 faranno il sorteggio. Devono adesso iniziare la monetina, sicuramente ieri lo avete ricordato, chi vince la monetina tira il pool, chi vince il pool in un eventuale leg di decider su tre pari inizierà direttamente senza tirare il centro. Vediamo che Michele va un po' fuori, strano, non è da lui, ma risponde anche Danilo un po' fuori, ma evidentemente ancora di più. Quindi inizia la coppia veneta. Ultime frecce di riscaldamento prima del via.
indicato che ieri ha un po' deluso nel c'era con il suo compagno di dare una scossa a questo weekend. Sicuramente la coppia Turetta-Rollo è una delle favorite di questa. Ieri ha vinto Turetta, anche perché sulla carta sono due giocatori molto forti. Ricordiamo, forse venerdì nella nostra prima diretta l'abbiamo detto, Rollo non si sta giocando la classifica italiana perché non ha partecipato a diverse gare nazionali durante l'anno, ma è comunque un giocatore di tutto rispetto. Che può fare la differenza. Si danno 5 giocatori, una stretta di mano e si comincia questi last 32 dei campionati italiani di doppio 2023 della Federazione Italiana Gioco Freccette. Qui dietro la parte media, io Federico, Nello, Dennis, che pubblicano tante belle foto, quindi seguite tutti i nostri canali e intanto si comincia. Dopo appena 41 punti, le prime frecce a volte sono anche un po' per sciogliersi, ma attenzione come parte anche Baglietti, un altro 140, 240 per partire. Ho avuto anche modo di vedere nel turno precedente la coppia Turetta-Rollo, uscita vincitrice 4-2, non senza qualche errore, soprattutto nella fase conclusiva dei leg, però quando è stato il momento di chiudere, sono stati efficaci, tranne un leg, è insolito vedere da questi giocatori in 39-13. Intanto qui vedo che ci scrivono anche in chat su Twitch, quindi se volete commentare, fare domande o semplicemente un messaggio di saluto, che ci scrive ciao dalla Svizzera, quindi anche al di fuori dei nostri confini ci sono degli spettatori che seguono il campionato italiano di Freccette. Se possibile, tippiamo. Se volete, come dice il responsabile del media, che tippate. 180 per Gabriel Rollo. Mettere un po' di pressione a Baglietti al doppio 20, doppio 10 che è larga e anche la terza. La 97, quindi duretta per 78, triplo 18, doppio 12, passo il singolo, quindi posso solo acchiettare adesso doppio 10 per Danilo Vigato. doppio 5. Incredibile. Brutta questa freccia. Chance, dopo l'inizio un po' in sofferenza, chance per chiudere il primo leg e mantenere ovviamente il vantaggio di aver tirato per primo. Si ferma per concentrarsi, Gabriel Rollo, ogni freccia è importante in questo momento, soprattutto per un po' una direzione e la mette. 1-0 per la coppia Turetta-Rollo, parte ora praticamente. Probabilmente si è fermato Danilo per riflettere un po', visto le prime due frecce che erano andate Ma molto. trova il triplo 20 con l'ultima, Si salva. forse gli dà ragione il fatto di essersi fermato e aver rifatto il movimento. Ancora una volta una partenza soft di Turetta. Venti singolo, 19 singolo, 59 punti per Rollo. Qui
qui un po' unlucky, come direbbero i commentatori, quelli bravi, triplo 5 proprio attaccato al triplo 20 e poi addirittura una freccia che cade. Triplo 20 con la seconda per Michele Turetta, 85 punti fatti. E qui ci salva un'altra volta con la terza, 68. Ancora in tripla rollo, il precedente con quel 180 ha rimesso il piede in legge. Grazie a quel gesto tecnico. 140 ora per Danilo Vigato. È importante. Per entrare in quota di checkout. Se non vado errato. Quindi avranno almeno 6 frecce per poter chiudere la coppia lombarda, anche se le prime due vanno su 5 e l'ultimo a un singolo 20. 112 non è impossibile, ma comunque avrà bisogno di 3 frecce di Lovigato, mentre vediamo se replica un po' quello che ha fatto prima Rollo. I punti totali, buoni solo per entrare in quota di checkout, ma per non mettere pressione a Danilo. Ora il tiro, 92 punti rimasti, rimane sul settore del 20, scende sul 16, probabilmente ne fa 56, ma invece prende un brutto 7 con l'ultima, a 47. 144 aveva provato triplo 20, triplo 20, doppio 12, una delle due alternative che ci sono per poter chiudere, però la seconda va su 5. E qui una scelta particolare, quella di Baietti. Lascia il compagno a 29, vediamo, 100, triplo 20, doppio 20. Doppia doppia? C'è la prima. Ha un soffio di poco la seconda, davvero di poco Federico. E tra l'altro, avendo visto il match precedente, nel turno precedente prima, ha chiuso da 96 singola, doppio 20, doppio 18, quindi veramente straordinario Gabriel Rollo. E la chiude in questo caso Vigato con la terza freccia, ma in parità il match, 100 punti per Turetta. Le prime tre frecce. Qui si ferma tecnica. Probabilmente disturbato da qualche rumore proveniente dalla sala. Esordisce con tre singole. Vedo che si sono dati la mano con Gabriel. Evidentemente è successo qualcosa sul palco. Ma sembra che i due giocatori si siano chiariti all'istante. A 45 rollo. Vediamo Baietti, che aveva cominciato molto forte, poi ha avuto un leggero calo e adesso si riprende, sembra almeno. Sono 125 bellissime le ultime due frecce di Baietti. 40 anche per Turetta, che adesso dopo un inizio un po' in sordina si sta riprendendo alla grande. 20 singolo per Vigato, tutto 7 singolo con la seconda freccia. 46 punti. Di Rollo. E qui devo dire stanno facendo un super lag per il momento. Mette pressione un po' a Baietti, la prima va sul triplo, no, la seconda di poco sopra, peccato anche qui il triplo 1, non entrano in quota checkout, chance, occasione per vincere il terzo leg del match, 2-1, poi parziale. Doppio 20 per Michele Turetta, bellissimo alto sopra il ferro, ancora tre chance dopo per Gabriel Rollo, chiudere in 18 frecce. Qui è un po' mollato Vigato. C'è la seconda. E allora intanto vedevo un po' il chat, inizia lei che abbiamo qualche secondo, Fraber 55 scrive largo ai giovani,
più tardi vi aggiorneremo anche sui risultati a proposito degli under 18. E poi ciao a Mauro che scrive vai Turettarollo, quindi un tifoso della Coppia Veneta. Torniamo in pedana, punteggio 2-1 per Turettarollo. Per il momento hanno vinto sempre i giocatori che avevano il primo. Petti singolo, triplo 5 con la seconda freccia, bellissimo il triplo 20 con l'ultima, salva il giro in questo caso Danilo Vigato. Triplo 20 di Turetta con la prima, triplo 20 di Turetta con la seconda e 180, bellissimo di Ture. Secondo 180 del match, 1 a testa per i due giocatori. E adesso 218, seguiamo il tiro di Piazza. E fa 41. Non si porta in quota checkout, adesso un bel 140 sarebbe davvero l'ideale per il Vigato. È chiamato e realizzato. Di solito i telecronisti quando dicono una cosa accade il contrario. Sì, stavolta. Anche grazie. Ieri, anche ieri è successa una cosa, stavo per togliermi le punte e darmene via. Perché c'era, se non ricordo male, nel match del femminile, esatto, Sarnari che cercava di chiudere da 6, 2 doppio 2, e Nello fa, se lei cerca il 3, il 3 doppio diretto, e alla fine quando ha cambiato scelta ce l'ha fatta. Ora non può chiudere chance adesso al doppio 15. No, è errato, ho sbagliato il calcolo, prima sono al doppio 13. E forse è stato prima. Sì, esatto, perdono, sono perso 4 punti prima nel discorso legato alla chiusura. E allora ci lascia, attenzione, intanto 125 per partire, dunque confermano i giocatori per il momento, non ci sono stati break, due pari. A 60 preciso, non prova la tripla. Tra l'altro, se non vado errato, entrambi i leg della coppia Vigato Baglietti sono stati chiusi entrambi da Niki Baglietti, prima da 29, adesso da 26, quindi anche chiusure piuttosto non facili. Guarda, credo che l'ultima, questa da 26, l'abbia chiusa Danilo Vigato. Dopo ricontrolliamo. Comunque devo dire che questi giocatori tutti e quattro hanno un tiro abbastanza fluido, bello da vedere. Baglietti non distende completamente il braccio, però risulta molto efficace, liscio come tiro, mentre è molto bello quello sia di Michele Coretta che di Gabriel Rollo. Distensione completa del braccio, movimento del polso, attraverso questa inquadratura che abbiamo noi, di tre quarti, un po' laterale, diciamo che si nota bene il tiro, anche con il tiro di Gabriel, la spinge fino in fondo, e sono già 40 la coppia volato questo legno, e infatti lo mettono in 17 frecce, tra due un solo legno per la vittoria del passaggio di Asse 16, ma vediamo se recuperato. Triplo 20 con la seconda freccia, sfortunato in questo caso, 83 punti per Michele Turetta. Sembra aver colpito addirittura la letta, la freccia che era incastonata nel tempo. Gesto di stizza di Rollo che non riesce a prendere il triplo. Vediamo se è piegato va forte. Sono 60, sembrava da qui, dalle ombre.
adesso diciamo. Ma sempre sull'uno staccato. Nel frattempo sentiamo rumori che arrivano dalla sala, evidentemente anche nelle altre partite stanno giocando forte. Non so se Progetto Italia sta mandando in diretta contemporanea qualche partita, ma queste sono le pagine, insomma, dove. Ora pochi punti per Rondo, 33 nell'ultimo. Come raccontavamo ieri, non è facile difensivamente, noi cerchiamo di fare il massimo. Tantacinque punti qui per Nicky Bagli, non riesce a entrare in potenza in campo. Tanto sei così portato più bene. La prima non si è seguita, non due prima. C'è la seconda, c'è anche la terza. Questo è importantissimo. Prima è leggermente passato. Sempre in alto. Non c'è, attenzione, questa era una chance per il pareggio. Adesso nelle mani di Capretollo, che ha un doppio 12 in alto a sinistra del bersaglio. Doppio 6. Gambe fuori dal settore della doppia. 3 doppio 1 per Bigato, no score. Adesso il pubblico dal basso incita. Vai pure. Doppio 12 è un po'. Doppio 6, scusatemi. Vicina la prima, vicina anche la seconda, peccato per lui. Ancora fuori, chance nuovamente per il partito. Doppio 2, doppio 1. Penso che è alta l'ultima. Sì. Doppio 6 ancora per Gabriel Rollo, già sprecate 2 in quel settore, ce la fa con l'ultima freccia. Vincono dunque la coppia formata da Michele Turetta e Gabriel Rollo, escono dunque dal torneo Danilo Vigato e Nicky Baglietti, qui l'abbraccio tra i due compagni di squadra. E comunque devo dire che il cammino di Riccardo Baglietti, seppur si ferma alla 32, devo dire che è stato importante, hanno meritato. Poi ovviamente quando ci sono questi match una delle due coppie deve perdere, e quindi è la bellezza dello sport e del gioco, ma è anche la parte emozionante. Dunque, oh, bella partita, devo sì, dire. Veramente bella, 280 in questi 6 leg giocati. Verosimilmente questa coppia qui dovrebbe affrontare la coppia vincitrice tra Daniele Sergi e Riccardo Castelli e Giorgio Tamares e Guido Pettinari. Quindi vi teniamo aggiornati con le prossime dirette che andranno in live sul nostro canale Twitch. Vi terremo informati anche sulla pagina Facebook Federazione Italiana Gioco Freccette, e anche vi terremo aggiornati dal punto di vista del proseguo del torneo con il file Dropbox, che verrà aggiornato costantemente dai nostri colleghi. Quindi a presto e ci vediamo tra poco con le prossime partite. A tra poco, ciao.